ragazzi, siamo qui con un nuovo campione del mondo, è il grande Armen Petrosian, nonché il mio fratellone. Allora voglio fare qualche domanda per levargli qualche curiosità. Abbiamo visto che l'incontro era veramente duro, giusto Armen? Abbiamo visto che veramente il match si è fatto duro, soprattutto perché lui ti dava dei low kick, quindi soprattutto mi devi dire come hai fatto a non sentirli, perché ne hai presi un bel po'. Sì, vero, sono abbastanza condizionato, quello sono fortunato. Da sempre che prendo botte da Giorgio, sentivo sì, però non mi preoccupavo perché fisicamente so quanto riesco a tenere, però sapevo riuscire a levare fino alla fine bene. Hai dimostrato tantissimo questa cosa che stai dicendo, e poi un'altra cosa che hai dimostrato, io siccome me ne intendo, anche voi che avete visto, magari chi se ne intende, hai dato un ritmo fuori dal normale. Questa cosa, tanta preparazione atletica, come è andata? Hai fatto un ritmo fuori dal normale? Ma devo ringraziare Hermes, mio preparatore, che mi fa culo ogni volta che mi ha fatto soffrire tutta preparazione, e i risultati si vede. Ringrazio il mio team. E poi vabbè, è logico, tecnica neanche te la dico, perché tu già ce l'hai di tua, e poi ogni cosa che ti dicevano all'angolo lo facevi, quindi hai lavorato tanto col tuo destro, la box uscita a destra e lo kick destro. Quando hai capito che quello era il gioco e così lo facevi, come ti sentivi con questa cosa, con l'angolo, che tu hai un buon feeling ormai troppo anno che stanno dietro a te, troppi anni? No, ascoltavo quello che facevo, potevo fare più volte, potevo fare più volte, comunque non ho fatto massimo, potevo fare più volte, costo ogni volta che mi do non mi accontento mai, perché potevo fare di più. Adesso dico una cosa io, raga, le cinture sono finite, quindi mo se stanno a fare qualcos'altro tra te e tuo fratello, state a fare piazza pulita, quindi siamo troppo felici, giusto? Sì, siamo fieri con quello che stiamo facendo. Adesso io non guardo nessuna cintura, e un giorno quando smetterò guarderò dietro, vedo cosa ho fatto e lì magari prendo qualche soddisfazione in più. Adesso guardo sempre avanti, penso al prossimo. È un grande, raga, io voglio troppo bene, perché mi vedo.